Ciao e benvenuti a un nuovo video. Sì, lo so, sono tornata. Siamo alla soglia dell'impossibile, ma finalmente sono tornata. Lo so, ci ho messo tantissimo. A proposito, auguri di buon anno, di buone feste, di tutto. Ormai sono passate da molto, però ed è già tenuto compagnia comunque con degli shorts, con storie su Instagram, post in giro. Non sono sparita del tutto, ma video no. Video no, perché ho dovuto sistemare tutto. Avete visto anche voi, breve, la faccio breve. Avete visto anche voi l'anno scorso che comunque sia ho spacchettato tantissimi prodotti, tantissime box, tantissimi di tutto. Davvero ho spacchettato di tutto. Però era rimasto tutto nei meandri. I canali dell'avvento non hanno aiutato, sicuramente ancora più roba, più roba, più roba che tra questa stanza, tra lo studio, tra un po' la postazione, tra un po' dove ho il make-up o il beauty, non capivo più che cosa avevo, che cosa potevo testare, che cosa era doppio e in questo caso l'ho regalato, non ci capivo più niente. Quindi ho detto, aspetta, stacca, sistema tutto e avete visto negli shorts che ho sistemato tutto, almeno so anche suddiviso, quindi ho suddiviso il cosa parlarvi, perché quest'anno penso, se vi piace, se vi va bene, sto smanettando come al mio sempre, quindi sto ferma. Se vi può andare bene, più che sicuramente gli unboxing ci saranno sempre perché lavoro sempre e quindi le ditte mi mandano sempre cose. Sicuramente ci saranno sempre, però anche di testarle queste cose e dirvi cosa ne penso. L'ho pensata così, non solo farvi vedere gli unboxing che ci saranno sempre, ma anche proprio di testare i prodotti in soldoni. Come funziona, che mi sembra una cosa papabile, però anche lì c'è da stare il che, di cosa vi parlo, perché ad esempio i prodotti per la skincare possono essere adatti al mio tipo di pelle ma non al vostro, oppure il contrario. I prodotti make-up sono anche quelli molto soggettivi, posso sicuramente dirvi tanti di prodotti come ne penso, come si trovano, come si prestano, sicuramente, però anche quelli sono soggettivi, quindi vedremo a lungo andare che cosa può interessarmi maggiormente. Ho pensato questo video di incentrarlo intanto su un test di mascara low cost, perché comunque il mascara è sempre soggettivo come tutto quanto, però quello che promette lo deve mantenere e possiamo tranquillamente vederlo in tutti i casi. Quindi partiamo con il low cost, perché no, poi magari per il prezzo medio e prezzo alto, che comunque nella postazione make-up ho diviso, quindi so come arrivarci, ed possiamo vedere se vi piace, se vi interessa, ok? E tutto questo, avete visto che finalmente ho uno sfondo decente, dove non si vedono l'inizio e la fine? Era anche ora, credo, penso, perché sì. Perché era finalmente ora di avere uno sfondo, perché sapete, l'avete visto, che dietro c'è il mobile, che è bellissimo perché è tutta parete, però è lucido. E quindi con una, due, tre luci fanno tre palle di riflesso che non va assolutamente bene. Quindi sfondo. Al che vedo che ha ancora una qualche piega che non mi piace, eppure l'ho stirato. Ragazzi, l'ho stirato con il ferro a vapore, quello verticale, l'ho stirato. Infatti ha molte meno pieghe, però ne ha ancora. Anche perché devo vederla come suddividerla e come pensarla. Ho finalmente, poi la finisco, giuro, ho finalmente anche fatto il mio studio. Questo è il mio studio, dove voi vedete solamente questa piccola parte. Ah, a proposito, vi presento Carellus, comodissimo. Questo è un carrellino doppio, ci si appoggia di tutto. E io col lavoro questo lo sfrutto tantissimo. Ora, piccola candela, la luce, però davvero si sfrutta tantissimo. L'ho preso su... No, non è vero. Il primo me l'ha mandato Amazon e poi dopo, dato che è nel piano di sotto, mi piaceva lo stile, come era fatto e anche che è bello robusto, e quindi l'ho comprato io. Quindi ne ho due, uno su, uno giù. Ok, basta. Scrivania, postazione, cioè c'è di tutto. C'è di tutto qui. Finalmente ho uno spazio, perché sapete che già ho tante cose da fare, come tutti, come assolutamente tutti. Se devo pensare di porta su, perché adesso che c'è brontolo spesso a casa, i video non li registro più al piano di sotto, che sarebbe più caldo, ma li registro qui, che almeno è il mio studio un po' richiuso.
però quindi porta su tutto, scale, ed è porta su quello, le luci, l'attrezzatura, la videocamera, il microfono, ed mi passa la voglia. E poi 3 ore per montare lo sfondo, mi passa la voglia, no. Quindi ho tutto qua e almeno faccio in mezz'ora. E adesso basta, siamo ufficialmente tornate, quindi iniziamo con... E beh, siamo tornate, mi è caduto tutto, come sempre. Siamo ufficialmente tornate con i prodotti make-up. Ed io i mascara li ho messi in questa stupendissima pochettina di Zara Lab, estetista cinica, che adoro, mi piacciono tantissimi i cuoricini, anche perché così tengo tutto diviso. Però di che cosa vi parlo se me ne sono partiti 3 su 5? Devo andare a recuperare. Chi fosse nuovo nel mio canale, tutto normale. Non preoccupatevi, tutto normale, ma questi bla bla li faccio solo questa volta, poi non li faccio più. Allora, direi di estrarre tutti i mascara. Ovviamente ci saranno le clip dove li applico in tutti quanti, perché se no non posso usarli tutti adesso. Me ne è caduto un altro, ma anche basta. Ed iniziamo con i mascara. Allora, il primo che vi mostro ovviamente è questo di Essence, il marchio per eccellenza dei prodotti low cost e anche dei mascara. Questo è Another Volume Mascara Just Better, quindi un mascara volumizzante. La confezione è un 16 ml e qui foglia alla mano ho tutti i prezzi. 16 ml 4,95 euro, quindi siamo assolutamente sui mascara low cost. Allora, questo si presenta come sempre, packaging molto piccolo, sempre, comodo, la borsetta. Si presenta in questo modo, così. E ha delle setole davvero molto sottili, cioè tutte. Ecco, ha tantissime setole, tutte fittissime, molto molto fitte e molto corte. Che ho detto, questo ha un bel, le acchiappa bene, ha un bel potere volumizzante. Allora, intanto vi dico, aspettate, che ve lo faccio vedere un pochino meglio. Vi dico che adesso vedete la clip ora su come si comporta da applicato. Tutto devo dire che l'ho testato e dura tutto il giorno, dura benissimo, quindi una volta che c'è resta ed si va a struccare la sera. Io preferisco gli struccanti in burro oppure quelli oleosi. A proposito, volete un test dei vari struccanti? Perché adesso sono usciti tantissimi burri e oli struccanti per via della doppia detersione, che comunque mi piace tantissimo. Nel caso mi attrezzo anche per quello, fatemi sapere. Comunque sì, valido, ma c'è di meglio, credo che ci sia di meglio. Poi andiamo avanti. E allora, dunque, andiamo avanti con questo. Eccolo qui, restiamo sempre sulla Essence, perché mentre testavo quello ho trovato in negozio quest'altro e ho detto, vabbè, allora devo provare anche lui, cioè non è che posso provarne solo uno, anche perché se è una novità almeno resta in commercio un po'. Questo è Lash Like a Boss Mascara Ultra Black Instant Volume e Lunghezza. Questo qui, ok, ma adesso ve lo mostro bene. Prezzo intanto 9,5 ml 4,89 euro. Partiamo con l'applicatore, che è questo, fatto a banana,
la classica banana, che mi piace in teoria, anche in pratica, adesso ve lo faccio vedere, perché con la parte, eccola, curva, si spingono bene le ciglia e si tirano su, e con l'altra parte si dà solamente quella concava, si dà ed è solamente la parte finale. Mi piace per questo, la parte comunque curva va benissimo anche per le ciglia inferiori, non macchia. Allora, intanto, ora sempre con la mia bacchetta magica fatta mascara, clip. Allora, avete visto che comunque sia si applica, è bello, è nero, promette volume? Il volume c'è. Promette la lunghezza? Non troppissimo, ma comunque un po' di lunghezza c'è. Si vede, è un mascara che si vede. L'Ultra Black lo paragonerei a un nero classico. Ultra Nero è un nero classico degli altri brand, ma ci sta tutto, mi va benissimo tutto. Una volta applicato, dura a lungo, non si sgretola e non va a colare. Ecco, una cosa che io ho delle mascara, perché io ne faccio sempre tanti strati, è che si sgretolino, oppure che durante il giorno si ammoscino. Questo non si sgretola, però devo dirvi un però. Io ho il vizio un pochino durante il giorno, dato che i capelli si incastrano nel mascara, quindi faccio così e poi sistemo anche le ciglia. Ecco, se fate questo movimento, vi rimangono tutti i pezzetti di mascara, quelli li prendete tipo antistress a tirarlo via con le dita e viene via. Quindi ci cioè, fate senza struccarlo, così viene via. Sembra che le rivesta e basta. Dura, dura, sia col vento che con la pioggia testato. Se lasciate stare, dura. Però questo fatto che venga via così sembra che non ha acchiappi tanto, che non aggrappi tanto, non lo so, mi ha lasciato un po' lì, però se lo lasciamo stare, se non avete il mio vizio che vado a giocherellare, questo è un mascara che mantiene le promesse, non è super performante, ma quello che dice di fare lo mantiene, soprattutto sul volume. Andiamo avanti con un'altra mascara che, se vi dico Elf, da quanto è che non vi nomino la Elf? Perché è iniziata subito come brand di make-up super low cost ed era uno dei primi che è uscito, ma la Elf c'è ancora e anzi si sta organizzando, cioè, si sta espandendo, si sta sviluppando. Quindi esiste, la trovate anche da Douglas oltretutto. Cioè, quindi è proprio, sono io che l'ho proprio ignorata completamente. Diciamo che si è messa molto a fare dei dupe ed è low cost di marchi ed è più costosi, più famosi. E però ci sta, cioè, ha una qualità che non è male. Comunque, oggi vi parlo di questo mascara che ho trovato per caso e ho detto, ma è tantissimo che non provo la Elf, che non ne provo, che non uso la Elf. Proviamo. Allora, lui è il Big Mood, promette lunghezza e volume. È il Black Noir, 9 ml, 8,98 euro da Douglas. Il mascara è questo qui, viola. E l'applicatore è questo, di quelli che a me piace tantissimo perché è super cicciotto, fatto a clessidra, che danno lunghezza e volume. Ma darà vero lunghezza e volume? Clip per scoprirlo.
Allora, questo mascara con le setole così sono belle, sono abbastanza distanziate per acchiappare bene le ciglia e non perderne neanche una. Ok, un cappello davanti. Dunque, la formula inizialmente è molto liquida, quindi fate le passate, continuate a farne, 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 non si vede niente. Voi lo provate un paio di volte, lo aprite un pochetto, lo lasciate lì una settimana e funziona da Dio. Quindi, ok, una volta che la formula ha preso un pochino d'aria e si è un pochino più agglomerata, è diventata un pochino più lavorabile. Vedete anche nella clip che fate le passate e ad ogni passata si vede la differenza. Bisogna farne un po' perché si veda questo effetto volume e lunghezza, però ad ogni passata si vede la differenza, quindi un effetto appena appena accennato, più naturale, un po' più visibile, fa più volume, poca lunghezza, però quello che promette di fare lo fa e soprattutto è modulabile, cioè stratificabile con gli strati, ma anche modulabile. Oltretutto, durante il giorno non si sgretola, cosa che a me interessa molto, perché alcuni mascara io mi trovo tutti i pezzetti sempre sotto l'occhio ed è una cosa che odio. Non so voi, ma io lo odio. Non si sgretola, resta bello fermo come l'abbiamo messo in posa, perché alcune ciglia si afflosciano. Non è questo il caso. Si strucca bene. Elf, al momento non ho presente di quale brand puoi aver fatto la copia. Ditemelo voi se lo sapete, però funziona, mantiene le promesse e ci sta. Non lo pensavo e invece ci sta. Andiamo avanti, vi ho detto che sono 5 in tutto, ho fatto un po' di marchi diversi. Abbiamo fatto Essence, adesso facciamo Catrice. È un marchio che io ho sempre utilizzato poco, Catrice, perché alle Tigotà, dove trovo Essence, non c'è Catrice. Quindi faccio fatica a trovarla. Anche all'OVS dove vado ogni tanto c'è Essence, poco. C'è qualcosina anche di I Heart Revolution, solo quello, poco. Ma Catrice non c'è. Ma da Douglas c'è. Quindi online o in negozio c'è. Allora, Catrice. Questo è il Max It Mascara volume e lunghezza, che è bello lilla a confezione. Un 11 ml, 6,50 euro. Vi faccio vedere l'applicatore. Ok, eccolo qui. È interamente in silicone, setole sintetiche, cortissime. Cortissime, quindi attenzione perché preleva tanto prodotto. Ogni volta che lo prendete, scaricatelo perché sennò in punta vi rimarrà anche ancora tantissimo prodotto e vi andate a macchiare. È proprio impossibile non macchiarsi. Sapete che ritiro fuori la mia bacchetta magica e clip. Sapete che sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo mascara? Non lo credevo e invece, cavolo, mi è piaciuto. Mi è piaciuto, non wow, ecco, però si vede ad ogni passata la lunghezza, si vede il volume. Attenzione solo perché ci si macchia, quindi l'unica cosa è scaricare bene il prodotto. Questo tipo di applicatore io non lo utilizzavo spesso, non l'ho mai utilizzato spesso perché non mi ha mai fatto impazzire, però assieme alla formula mi è piaciuto e soprattutto si vedeva il risultato, quindi perché no?
Io normalmente nei mascara faccio 3 o 4 passate al massimo, perché poi sennò diventa troppo. Ed non si è sgretolato, non veniva via, non, durante il giorno non si staccava. È durato lì, si è andato a struccare con un, io utilizzo al momento, un burro struccante. Mi è piaciuto e quindi, cavolo, Catrice, io da Douglas devo cercare altri mascara, perché questo mi è piaciuto. Ma avevate detto anche voi, quando utilizzavo i mascara di Essence, di provare quelli di Catrice, ma non li ho mai provati perché non li trovavo. Ci sta, per un mascara low cost ci sta assolutamente. Ed ora veniamo all'ultimo mascara. Piccola parentesi che probabilmente avete visto. Per tutto il video sto facendo play e stop, play e stop, play e stop di io, quindi ogni volta mi devo avvicinare alla telecamera che è là. Perché? Perché qui ho il telecomando. Ma secondo voi le pile non sono scariche? Bene, finito il video andrò a cambiare le pile. Non ho voglia di tornare giù a cambiare le pile. Quindi, play, stop. Beh, sto facendo ginnastica anche ogni volta che mi devo alzare. Basta. Ultimo mascara per oggi. Ed andiamo con Revolution. Revolution, questo è, anche questo si trova da Douglas. È Lifted Fin 5D Lash Extra Dimension Mascara. Quindi definisce e lifta, solleva, solleva e definisce. Detta un po' all'italiana. La quantità, che non troverò mai, come sempre, ma perché l'ho scritto. 14 ml, 9,99 euro. Il mascara è questo qui. Vi mostro l'applicatore. Ecco qua. È conico, con le setoline sottili. Allora, 1, 2, 3, clip. Adoro questa cosa delle clip con la bacchetta a mascara. Anzi, mi dovrò forse attrezzare con un mascara pulito per andare a cliccare. Vabbè. Allora, è un mascara che mi ha sorpreso. Anche di Revolution ho provato qualcosa ogni tanto, ma era una collezione in edizione limitata e secondo me non erano così performanti. Oppure questo è fantastico. Mi è piaciuto. Tra quelli che ho provato, penso che sia quello più performante di tutti. Cioè, acchiappa bene le ciglia, si vede il nero intenso, ad ogni passata si vede che le solleva, aiutandosi ovviamente con l'applicatore, le solleva e le mantiene alzate, in posizione, allunga, volumizza senza dare un effetto estremo. Una passata si vede, due, effetto bello, tre, un bel effetto. Quattro l'ho provato, ma non ho notato grande differenza. Comunque non pesa, non sulle ciglia anche una volta asciutto. Non si sgretola, non cola, non si stacca da solo, si strucca con un bifasico o con un burro. Al momento ho questi due. Perché no? È un mascara, è un marchi, scopriamo marchi low cost interessanti. Se avete altri marchi low cost da consigliarmi, da testare, e mettiamo anche a paragone cosa sta vincendo al momento, perché al momento Essence era il wow dei mascara. Effettivamente è stato un periodo wolf, gli ultimi due non mi sono piaciuti, cioè, mi sono piaciuti, ma è più Catrice e
Evolution, quindi da testare. Allora, tocco piano, guarda la telecamera. E devo controllare fuori. Allora, dunque, con questo mascara che io metto via, direi che per oggi abbiamo finito il video, anche perché devo parlare molto meno, sto vedendo il minutaggio e devo anche metterci le clip. Mamma mia, scusatemi, ma è solo per dirvi, sono tornata. Se siete nuovi del canale, tranquilli, tutto normale. Tutto normale. Ed a questo punto io vi chiedo, avete provato questi mascara? Cosa ne pensate? Come vi siete trovate? Pensate come me o vi siete trovate in un modo diverso? Detto questo, fatemi sapere cosa volete nei prossimi video e io vi do appuntamento al prossimo che devo inventarmi che cosa sarà, ma ci vediamo e ciao!